Amo a te, l'evento organizzato dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta Enna, con la collaborazione dell'Associazione delle Donne in Movimento, l'Associazione Inersisi, la FIDAPA di Caltanissetta e l'Unità Operativa Educazione e Promozione alla Salute Aziendale, con il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Caltanissetta. L'incontro ha visto sin dalle 10 del mattino l'Aula Magna Leonardo Sciascia del Consorzio Universitario Nissano, gremita di giovani delle varie delegazioni delle classi quarte e quinte degli istituti di scuola superiore della città. Questa è una giornata davvero particolare per noi, anche l'organizzazione è un'organizzazione, diciamo, che parte da un presupposto alternativo. Simbolicamente forse questa immagine della scarlata ci dice tanto, perché qui abbiamo Cappuccetto Rosso e il lupo, no? Che simbolicamente rappresentano un po' la vittima e l'autore della violenza. L'autore del il male, no? Il bene e il male. Ecco, partiamo da questa contrapposizione perché in questo scuro, in questo rosso, in realtà non ci sono dei confini netti, no? Ci sono paure, ci sono ambivalenze, ci sono ambiguità e oggi è importante partire dalle differenze, da come l'approccio culturale stabilisce e crea, no? Costumi e culture che sono poi la base un po', di quella che è la violenza, no? Ha moderato l'incontro Esther Vitale, portavoce dell'Associazione Onde Donne in Movimento, un programma ricco che tra arte, cultura e interventi tematici si è svolto ispirandosi al libro di Lucia Irigaray. Amo a te è la presa di coscienza che l'amore rinuncia ad ogni forma di possesso. I vari interventi hanno guidato la platea a riflettere sull'importanza di una società fondata sulla cultura del rispetto e di una secca e ferma condanna alla violenza contro le donne. Noi partiamo come ufficio di esecuzione penale esterna dalla presa in carico del maltrattante, che oggi ha un ruolo centrale, perché non si può pensare di prendere una persona che ha commesso un reato, chiuderla dentro una struttura penitenziaria e pensare che quest'uomo esca, come dire, ripulito e rigenerato. Non è così. E ce lo dimostrano tanti fattori, in primis proprio gli studi sulla recidiva, che dimostrano come le persone messe dentro una condizione restrittiva, diciamo, portano una recidiva al 70%, chi invece fa dei programmi hanno una recidiva al 18%. Partiamo insieme al movimento delle reti locali di Caltanissetta, le Onde, la FIDAPA, la prevenzione, l'ASP come prevenzione appunto, e incontriamo le scuole.